Grazie Presidente. Presidente, cerchiamo di capire subito di cosa stiamo parlando, visto che non avete chiarito ciò che oggi ci apprestiamo a votare. Infatti, da un lato abbiamo i membri del governo che hanno parlato sui giornali, in televisione, di abolizione delle province. Dall'altro però abbiamo alcuni parlamentari di maggioranza che hanno parlato di riordino, di sospensione e di riorganizzazione. La parola abolizione è un termine allettante che viene utilizzato troppo spesso a sproposito, come è successo ad esempio, voglio ricordare, per il finanziamento pubblico ai partiti e come sta accadendo ad esempio adesso per il Senato. È evidente la vostra esigenza ormai di annunciare su Twitter, su Facebook, addirittura anche il numero di volte al giorno in cui un ministro si allaccia le scarpe. Però cerchiamo di dire la verità ai cittadini che ci ascoltano e che aspettano una risposta, magari, da chi li governa. Parliamo, Presidente, di credibilità. Da chi arriva questa proposta? E soprattutto, cosa si vuole fare? Il testo finale ci arriva dal nuovo governo Renzi e la finalità, a parole, sarebbe quella di risparmiare risorse e tagliare i costi della politica. Ma chi è il Presidente del Consiglio di questo nuovo governo? È per caso quella persona assunta come dirigente nell'azienda di famiglia 11 giorni prima di essere ufficialmente candidato alla presidenza di una provincia, magari per sfruttare un miglior piano contributivo? È per caso un ex presidente di provincia che ha nominato ben 4 direttori generali e da memoria ricordo che ne serve uno solo? È la stessa persona che è stata condannata dalla Corte dei Conti per danno erariale? Certo, Presidente, dobbiamo ammetterlo. Siamo passati da un Presidente del Consiglio condannato in via definitiva per svariati milioni di euro sottratti al fisco ad un Presidente del Consiglio condannato solo in primo grado per alcune decine di migliaia di euro. Certamente un passo in avanti, forse è il primo effetto benefico di quella che oramai da anni viene denominata la spending review. Dovevamo assistere all'alba del rottamatore, al condottiero Matteo che va veloce. Presidente, ma dove va? Perché informo il Presidente del Consiglio che rispetto alle sue promesse è in ritardo su entrambe le riforme che aveva già dato per fatte a febbraio e marzo e siamo ad aprile e di riforme portate a casa neanche l'ombra. Ma forse il Presidente Renzi era troppo impegnato a presentare il libro di qualcuno che doveva rottamare. Era troppo impegnato con il suo predecessore nella metodologia, Massimo D'Alema. Sta forse magari prendendo direttive e ripetizioni private su come deve svendere gli ultimi patrimoni degli italiani. Fin qui, Presidente, abbiamo parlato di mancanza di credibilità, che a noi è evidente, ma ora parliamo del fine di questa legge. Ora parliamo del cosa si aspetterebbe un cittadino da una legge che abolisse realmente le province. Si aspetta il portone chiuso, la targa smontata. Si aspetta risparmi per milioni di euro, efficienza, sburocratizzazione, mai più contorsionismi fra gli uffici, mai più presidenti di provincia, giunte provinciali, che rimandano a giunte regionali, a giunte comunali. Facciamo così, Presidente. Consiglio ai cittadini, non domani, non il mese prossimo, ma dopo l'estate, di farsi un giro presso il proprio ente provinciale. Troveranno il portone aperto, la targa al suo posto e troveranno al bar lo stesso presidente della provincia e gli stessi assessori provinciali che 5 anni prima avevano ancora eletto. Con questa legge, Presidente, non sarà più possibile nemmeno eleggerli, non sarà più possibile avere alcun controllo sui propri amministratori, ci penseranno tra di loro nelle segreterie politiche. Devo dire che da questo punto di vista, per la logica di questo governo, un grande miglioramento, soprattutto addirittura se cominciamo a pensare ai loro stipendi. Li risparmiamo o saranno accreditati come sempre? Scommettiamo? Tanto voi, e intendo la maggioranza, con il gioco d'azzardo, con i vostri amici concessionari di slot machine a cui non risparmiate condoni sulla loro evasione, vi trovate a vostro agio, quindi scommettere vi fa bene. Presidente, mi chiedo, ma cosa ci riserva ancora questa riforma per il futuro? Perché i cittadini lo devono sapere. Avremo le città metropolitane, le unioni dei comuni ed ancora le province. Quindi abbiamo abolito le province, vero? Le avete abolite fingendo in questo modo di abolirle.
Del resto, la Corte dei Conti, qui alla Camera, ha già prospettato un aumento dei costi non prevedibile e una grande confusione amministrativa. Ma comprendiamo che evidentemente il Presidente del Consiglio, dopo la sua condanna, non abbia in grande simpatia la Corte dei Conti e le sue indicazioni. Magari, come suggerimento, dopo il CNEL, suggeriamo anche che potreste abolire anche la Corte dei Conti. Del resto, ci stiamo chiedendo se per avere risparmi sicuri per voi dovete addirittura arrivare a tagliare le indennità di accompagnamento per i disabili e le pensioni di guerra, azioni tentate e poi subito smentite per paura di ripercussioni elettorali. Cos'altro possiamo aspettarci? Se dovete parlare di novità e di tagli concreti ai costi della politica, dovreste dire che questa riforma incrementerà il numero massimo, sottolineo incrementerà, il numero massimo di assessori e consiglieri nei comuni fino a 10.000 abitanti. Presidente, noi siamo sempre stati coerenti. Noi da sempre siamo contro le province, non come qualcuno che lo scrive ogni volta sul proprio programma e poi si candida ogni volta. Di quel programma i cittadini se ne fanno carta straccia. Noi, Presidente, non abbiamo mai partecipato alle elezioni provinciali e abbiamo già depositato molti mesi fa, già nel luglio 2013 al Senato, ed ora è calendarizzabile una proposta di legge costituzionale a prima firma Vito Crimi, suggerimento, e quando si fa una scelta noi decidiamo immediatamente da che parte stare. Per quanto vi riguarda non abbiamo capito ancora da che parte state, se le volete realmente abolire o no le province, o meglio, guardando questo provvedimento l'abbiamo capito benissimo che state fingendo di abolirle le province. E allora, Presidente, quando parliamo di province però parliamo anche di temi seri, come ad esempio l'edilizia scolastica. A noi, infatti, e questo i cittadini lo devono sapere, insospettisce che voi prolunghiate senza alcun voto di mandato dei vostri presidenti di provincia, dando loro la possibilità di gestire gli appalti per l'edilizia scolastica. Io vengo da una provincia, la BAT, che ha seri problemi in questo senso, non ultimo con la gestione fantasiosa di alcuni istituti scolastici provinciali, come ad esempio l'Istituto Tecnico Agrario di Andria, istituto fondato nel 1883, eccellenza del territorio ed ora a rischio chiusura. Presidente, quando questa maggioranza farnetica di 3.000 incarichi tolti ai politici, quando parlate della volta buona, dovreste ricordare che siamo nel paese che perde 1.000 posti di lavoro al giorno. Troverete collocazione per i 1.000 lavoratori che ogni giorno perdono il loro lavoro, come invece certamente farete per i vostri 3.000 politici? Per i 1.000 cittadini che giornalmente perdono il lavoro, ci sarà la cassa integrazione come per gli impiegati dei partiti politici? Ci saranno le corsie preferenziali per le nuove occupazioni? Ministro, gentilmente. Ministro, grazie. Prego. Presidente, anche l'educazione tornerà di moda. Grazie comunque. Presidente, sono sicuro che questa maggioranza avrà la stessa attenzione anche per quei 1.000 lavoratori che perdono il posto di lavoro al giorno. Presidente, però, mentre il nostro Presidente del Consiglio va in giro per l'Italia per fare marketing istituzionale, si ricordi di spiegare che con questa nuova riforma date il benvenuto a più di 5.600 nuovi assessori e oltre 26.000 nuovi consiglieri comunali. 26.000 stiamo parlando. Ne abolite 3.000 per dare nuove 30.000 poltrone. Vergognatevi. Un esempio, Presidente, un esempio che fa da controaltare a questo. Visto l'ennesimo furto fatto agli italiani, fatto da voi, regalando autogrill a Benetton, che ora fugge, lasciando per strada migliaia di famiglie, non si fermi, Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e le autogrill, perché potrebbe anche lei essere costretto a fuggire a gambe levate. Concludo, Presidente, dicendo che questa riforma non è credibile. Non è credibile chi ce la propone, non è credibile la proposta, non è credibile la finalità. È un trucco per tentare ancora una volta di guadagnare tempo, di guadagnare qualche mese in più per questo governo e qualche voto in più alle europee. Ma questa volta, Presidente, non ce la fate. Le finte riforme non vi aiuteranno. State tranquilli, state sereni. Alle prossime europee ci pensiamo noi, Presidente. Grazie.
La ringrazio, onorevole D'Ambrosio.